Sì, Laura Pompeo, adesso siamo in diretta. Quindi da Laura siamo in diretta adesso. Aspettiamo qualche... Mi vedi? Ci vedi? Sì. Ah, ok. Cioè, vedi noi due in quel senso. Ecco, si stanno collegando gli amici e amiche. Intanto, ecco, si stanno collegando, stanno anche lasciando commenti. E tra poco salutiamo. Intanto sto utilizzando il cellulare. Bene. Intanto, Mauro, mentre aspettiamo, prima di partire, ti leggo qualche saluto. Saluto anch'io gli amici e le amiche. Monica Labruco, ciao Monica, che piacere. Elio Muzza, Silvia Lanza, ciao Silvia, ciao Elio, Arcangelo Ragnini, Angela Latella, Domenico Orlando, Giusy Ferraris, Angela Seppe Novara, Polianna. E molti altri, Michele Pepe, Antonio, ciao Antonino Minniti, Aldo Pagliasso, ciao Aldo, sempre un piacere, Ida Ripoli, Giuseppe Marotta, ciao Giuseppe, Edoardo Iemma, Yunis Taufik, grazie, Yunis, Beppe Riondino, Tonino Randazzo, Lino Giglio, Sauro Olivieri, Anna Maria, Alberto Battistini, Vincenzo Cannillo, Lino Pasquinucci, Carmelo Sciascia, Emir Picco. Ti sto leggendo, cioè non ti leggo i commenti, ti leggo i nomi perché sono tantissimi. Quindi chiedo scusa agli amici e alle amiche se non leggo tutti i commenti, ma leggerò le domande. Ecco, ci concentriamo sulle domande. Luigi Scorzafava, Elio Castello, ciao Elio, grazie Monica, sempre gentilissima. Pasquale Portolese. Domenico Orlando, ciao Domenico. Maurizio Cagliero, ciao Maurizio. Tanti moncaglieresi, tanti torinesi, tanti né moncaglieresi né torinesi che ovviamente sono interessati a un tema così caldo come quello che tratteremo questa sera con il senatore Mauro Laus. Katia Cassotta, Antonietta Gabri, Maria Grazia, ciao Maria Grazia Grippo che ci saluta. Anche Renzo Novara insieme ad Angela Seppe Novara. Dunque, Daniela Lodesani, Massimiliano Orlandi, buonasera. Pasquale Santomauro, ciao Pasquale. Ecco, Pasquale Portolese di Savigliano, quindi insomma, usciamo sicuramente dai confini dell'area metropolitana torinese. Umberto Maccioni, ciao Umberto, buonasera. Massimiliano Orlandi, insomma, tanti. Giovanna Idotta. Giuseppe Federico Liprandi, vi saluto, vi salutiamo tutti. Mauro, mi permetto di salutare anche da parte tua, Marta Druetto, Milena Brunetti. Bene, io direi che possiamo cominciare. Susanna De Palma, ciao Susanna, Stefania Sibelli. Bene, iniziamo poi Giusy Pignatale e poi proseguiamo con i saluti e soprattutto con le domande. Bene, bene, intanto vi ringrazio per esservi collegati in questa serata straordinaria nel calendario di Da Casa Con, che come sapete è di 2 sere alla settimana, mercoledì e sabato, però con il senatore Mauro Laus abbiamo appunto
valutato l'interesse, che sicuramente c'è ed è altissimo per questa serata, sul tema che conoscete, cioè come si può individuare la figura del futuro sindaco di una grande città come Torino. Quest'anno, come sapete, sono tante le grandi città italiane che vanno al voto, ovviamente per il nostro territorio Torino è riferimento. Quindi sapete che questi incontri si rivolgono l'invito sempre a persone che per vita, per mestiere, possono essere attenti osservatori, portatori di opinioni utili, di uno sguardo attento, lucido nell'interpretazione del presente. Io ho avuto il piacere di avere ospite il senatore Laus in questa trasmissione qualche mese fa e mi fa particolarmente piacere averlo di nuovo qui questa sera. Buonasera Mauro, buonasera senatore, benvenuto. Ciao Grazie. Laura, buonasera a te e a tutti gli amici. Un caro saluto fraterno a tutti gli amici che conosco, simpatizzanti e come hai già accennato, durante la mia attività politica ho sempre avuto il piacere di fare in modo cadenzato, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, degli incontri per socializzare riflessioni sulla politica, sulla difesa del bene comune, sulla gestione della cosa pubblica, ascoltando amici, amministratori e non. Questa pandemia ci ha messo in difficoltà. A me mi ha mandato completamente in tilt perché io sono abituato a stringere le mani, a abbracciare le persone, a far arrivare il sorriso, a ricevere e a riporre energia con gli amici. Oggi Ecco, utilizziamo anche noi i social. no, infatti appunto ci fa molto piacere. Avremo questo tempo da dedicare, una mezz'ora, magari anche di più, vedremo un po' insomma come si sviluppa questa conversazione con i tantissimi amici collegati, a cui chiedo come sempre di condividere il video e questa sera ancora di più perché il tema è veramente un tema di grande caldo, non che gli altri non fossero di grande interesse. In questo momento questo è il tema, proprio in questi giorni. Ecco, come diceva il senatore, questa chiacchierata informale non è una conferenza stampa, ovviamente, ma permette di fare appunto delle riflessioni su quello che sul punto proprio a cui è arrivato in questi ultimi mesi. Non sono stati mesi in cui non ci si è potuti vedere in presenza, come Mauro Laus faceva appunto solitamente con gli amici, conoscenti, simpatizzanti, e quindi utilizziamo in questo periodo drammatico questo strumento che utilizzeremo sicuramente anche dopo. Questo momento difficile ci ha insegnato a usare altri mezzi a cui non eravamo abituati prima. C'è Mauro, certo, la difficoltà non ci si incontra, però è anche vero, guardiamo l'aspetto positivo, sicuramente questi strumenti ampliano la platea molto di più di quanto era possibile fare fisicamente. Senti, intanto due parole. Ti conosciamo, ma mi fa piacere presentarti agli amici. Dunque, intanto chi è Mauro e perché in questi giorni, in questo periodo, è così protagonista? Intanto perché Mauro Laus è molto radicato sul territorio, non è nato a Torino, ma è arrivato a Torino giovanissimo e ha sviluppato una conoscenza e una riconoscibilità importante del territorio e delle persone, soprattutto del territorio torinese. È stato candidato a Torino nel 2015. Qui nel 2005 con la Margherita è stato il primo eletto, poi è stato ricandidato al Consiglio regionale del Piemonte, poi si è ricandidato nel 2010 ed è stato rieletto. Dal
dal 2014 al 2018, come ricordate, è stato presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Nelle ultime politiche, quelle del 4 marzo 2018, è stato candidato nel collegio uninominale di Torino, non quindi un listino bloccato, ed è stato, nonostante tutte le previsioni, perché il collegio veniva dato dai sondaggi come perdente rispetto alla Lega, è stato eletto senatore della città di Torino con oltre 100.000 voti. Oggi è senatore al Parlamento, è capogruppo PD della Commissione Lavoro e vicepresidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario. Ecco, Mauro, io partirei, spero di avere in estrema sintesi avere dato i dati, più o meno quelli più importanti, grazie. Senti, partirei da una domanda che credo molti, poi ti leggerò le domande naturalmente di chi ci segue, però parto da una mia. Alcuni elettori sicuramente sono preoccupati perché stanno assistendo, abbiamo assistito tutti a uno scontro da cui la coalizione a cui daremmo appunto il nostro voto si manifesta, si esprime come particolarmente rissosa. Ecco, tu che stai seguendo veramente da dentro, da protagonista tutto questo, che cosa ci dici? Oltretutto, oltre a questo si aggiunge che insomma c'è sicuramente una buona fetta di persone, anche di persone appunto del centro-sinistra ovviamente, che è scontenta sicuramente perché non si è ancora giunti a individuare un candidato unitario. Gli organi locali sono un po' in ritardo, la gente, quindi sicuramente gli elettori sono un po' in sofferenza o insofferenti, ecco. Che cosa ci puoi dire? Tra l'altro c'è stata una discussione proprio lunedì importante in direzione provinciale del PD su un tema su cui sicuramente sarà necessaria una riflessione, cioè chi deve decidere sul candidato? Questa credo che sia proprio una delle domande fondamentali. Decide il territorio o decidono i vertici romani? Però ti lascio la parola. Quante domande difficili, complicate, complesse. Allora, intanto ancora saluto tutti gli amici che si sono già collegati. È un abbraccio virtuale molto, molto forte. Ma io comprendo, da cittadino comunque, e poi essendo, come dici tu, radicato sul territorio, io non vivo nelle stanze ovattate dei palazzi romani, e né tantomeno frequento le segrete stanze o comunque vedo e conosco chi frequenta le segrete stanze e chi vive nel palazzo ovattato. Io sto da una parte e l'altra perché vivo tutte le problematiche della quotidianità e stando a contatto comunque con tante donne, uomini, anziani, giovani, mi rendo conto, simpatizzanti del centro-sinistra, io mi rendo perfettamente conto del loro stato di preoccupazione, sia per la questione nazionale, magari poi faccio un accenno anche dopo, adesso parliamo della questione territoriale, perché vedono delle contrapposizioni molto forti, personali. I giornali ne danno una rappresentazione semplificata, sicuramente veritiera, perché non è che il giornalista si inventa delle dinamiche, c'è sempre un fondo di verità e ogni giornalista poi fa il suo retroscena. E allora io ai miei amici, agli amici, ai cittadini del centro-sinistra e non, dico che per quello che mi riguarda, posso parlare per me, non posso garantire per gli altri, ognuno può garantire per se stesso. La mia non è stata, non è
e non sarà mai una contrapposizione personale nei confronti di chiunque, perché questa è la politica. Io difendo delle posizioni politiche. E quanto più credo nella posizione politica che io difendo, a seconda anche dell'importanza della posizione politica, e beh, la difendo con i denti. Nel momento in cui un mio collega o altri, o tutti, o tanti, non condividono la mia posizione, o mi convincono, ma fino a quando non riescono a persuadermi, io porto avanti la mia e lo difendo con ogni mezzo democratico. È evidente che se si crea la confusione è facile cadere nella trappola della contrapposizione fisica. Il senatore Laus è contro il senatore, per dire Lepri, piuttosto che il senatore Laus è contro personalmente in modo radicale confronti della collega Rossomando, così giusto per fare dei nomi. Non è così. Loro sposano una ricetta, un percorso, una soluzione. Io sono convinto che quella loro posizione, quel loro percorso non ci porta a vincere le amministrazioni comunali del 2021, non solo, non riusciamo ad elaborare al meglio la ricetta, ma non per soddisfare le esigenze personali del senatore Laus, ma per dare delle risposte concrete a tutto il comparto della nostra città, comparto produttivo, il tessuto sociale. E tutta la macchina, diciamo, organizzativa, comunale e quant'altro. Quindi la prima risposta con questo che ti ho voluto dire adesso, ti sto dicendo che preferisco ripeterlo per evitare confusioni, Grazie. perché sui giornali questa è la narrazione. E io ho anche il dovere politico di non di cambiarla questa narrazione, di dare un'interpretazione autentica. E mi piacerebbe che anche i miei colleghi facessero la stessa cosa. Non ci sono dei percorsi personali in contrapposizioni, ma la vediamo in modo diverso. Alla domanda, ma state nello stesso partito? Sì, certo, pure in una famiglia, siamo in una stessa famiglia, marito e moglie hanno idee o posizioni diverse se fare un investimento o un altro investimento, e a volte anche noi stessi andiamo in conflitto da soli, perché a volte facciamo un certo tipo di fotografia, poi la rivediamo e cerchiamo di capire quali sono gli sbagli, aggiustamenti e quant'altro. La politica è la politica. La politica richiede sforzo, confronto, scontri anche molto molto importanti, però la capacità vera politica, la P maiuscola, la si concretizza nel momento in cui democraticamente si arriva poi alla conclusione, e in quel momento lì tutti uguali, tutti uniti e compatti per perseguire quell'obiettivo. Quindi, se le mie posizioni risulteranno minoranza, io sarò il primo, come ho già dimostrato in altre occasioni, nel difendere il candidato o la posizione o la ricetta che in questo momento io non condivido. Ecco, questa è la politica. Per le elezioni del candidato sindaco della città di Torino, questo sarà il mio atteggiamento. Poi ognuno chiaramente risponde per i comportamenti che porrà in essere. Grazie Mauro, io ti sottopongo subito qualche riflessione da parte di chi ci ascolta, sei stato chiarissimo come sempre e si impongono naturalmente, insomma ci darei modo di riflettere. Salutando ancora i vari ascoltatori e ascoltatrici, mi scuso se non leggo tutti i nomi, ma sia Mauro che io vi risponderemo più tardi. Passerei a leggerti qualche riflessione, qualche
e soprattutto qualche domanda. Ecco, intanto Alberto Scarino chiede un commento sulla situazione generale da parte tua. Ti leggo due o tre input e poi tu, insomma, saluto Barbara Bertin, Luca Cassiani, Salvatore Esposito, Jerome di Panafricando. Saluto veramente, mi scuso con chi non nomino, ma è difficile, Antonio Tudisco, Maria Barbera. Cioè, difficile nel senso che sono tantissimi i commenti, intendo questo, ma non mancherà il momento. Ecco, Giuseppe Marotta che commenta, cerco di, scusa, di soffermarmi sulle domande. Anche Caterina Messina chiede di sapere cosa ne pensi della situazione romana. Bene. Poi, dunque, Alberto Scarino sottolinea che il tafazzismo dell'area di centro-sinistra è risaputo. Ritengo che la decisione non possa essere demandata a un PD troppo romanocentrico che potrebbe partorire una scelta condizionata da accordicchi opportunistici. Fate esprimere i territori, date di nuovo spazio ai circoli, non si deve perdere il radicamento con il territorio che non comprenderebbe scelte calate dall'alto. Ancora saluti Antonio Sottile, poi ti lascio la parola. C'è una domanda da parte di Beppe Riondino. Che cosa ne pensi, Mauro, della richiesta da parte di Cirio Appendino inviata al governo in merito alla questione lingottofiere? Qui ci spostiamo un po' di tema. Intanto, ecco, diciamo che la domanda che emerge è quella anche che, insomma, abbiamo visto uno spettacolo poche sere fa, non proprio edificante, diciamo, no? Dal Parlamento. Ecco, magari alcune domande riguardano questo. Tu eri lì. Se c'è un insomma, se condividi con noi qualche considerazione su quel Allora, momento. io faccio alcune riflessioni sulla questione romana, proprio brevi, perché credo che in questo momento difficile e delicato di incontri, di confronti, è giusto che i rappresentanti del mio partito, i capigruppi di Camera e Senato, nell'interesse del Paese, cercheranno di trovare cercheranno di trovare una soluzione. Ed è corretto che i singoli senatori o parlamentari in questo momento meno parlano, meno fanno esternazioni, meglio è. Dico solo che ho votato la fiducia, chiaramente stando nel gruppo del Partito Democratico, convintamente sì, perché credo che in questo momento il nostro paese non può permettersi il lusso di affrontare delle elezioni. Sappiamo che le elezioni dividono comunque il paese, sappiamo come è diviso il nostro paese. E la nuova geografia politica, secondo me, all'interno delle camere parlamentari sarà più o meno identica a questa. Io sono convinto che non ci sia una grande vittoria di un grande partito che possa gestire anche il dopo. Ma al di là di queste considerazioni, che nessuno ha la sfera di cristallo, non è possibile che nel cuore di una pandemia, del piano vaccinazione, della elaborazione giusta, sbagliata, corretta, può essere migliorata, del Recovery Fund e della interlocuzione con il governo europeo e della gestione della difficoltà della pandemia nel dare risposte a tutti i settori produttivi o comunque il tessuto sociale del nostro paese, c'è la necessità di attivare, licenziare ancora tanti decreti attuativi,
quindi di mettere le gomme, le ruote per far atterrare tutti questi investimenti, queste risorse che non hanno raggiunto ancora il portafoglio o l'interesse della sfera privata del singolo cittadino. E noi, con tutte queste problematiche, più tante altre che per motivi di tempo non sto ad inanellare, cosa facciamo? Andiamo a fare una campagna elettorale. Quindi assolutamente no, non è questo il momento. Poi ci sarà il semestre bianco. Il giudizio mio nei confronti degli amici d'Italia Viva è sicuramente, nel caso specifico, un giudizio sul metodo non condivisibile. Non è questo il metodo. Per quanto riguarda il merito, comprendo sicuramente osservazioni che sono state recepite e tante altre che condivido. Anch'io delle osservazioni da fare al governo e le faccio negli organi deputati, nelle commissioni, nel gruppo. Cerco di portare avanti il mio contributo, però questa modalità, questa rottura non la condivido. Perché non la condivido? Semplice. Perché se mettiamo sul piatto della bilancia, da una parte la crisi di governo è quello che può ottenere la forza politica, ma può ottenere nell'interesse della comunità, non nell'interesse della forza politica, quello che può ottenere è di gran lunga inferiore rispetto a quello che potrà ottenere stando al governo. Mi piacerebbe chiudere questa parentesi dicendo che dipendesse da me il rapporto o il confronto con Italia Viva, i sindacati sono esperti di questo. Lo romperei solo ed esclusivamente proprio quando si è rotto in modo naturale. E credo che in qualsiasi momento l'alta politica debba mettere in campo tutte le capacità per riannodare i fili. Non solo riannodare i fili con Italia Viva, ma rafforzando comunque la compagine governativa ancora con un'altra gamba che secondo me deve essere una forza importante, liberale. Liberale che ha a cuore l'interesse del nostro paese, collegato con l'interesse europeo. Perché ci sono dei pezzi nell'opposizione, penso a dei colleghi di Forza Italia o dell'UDC, ma non solo, anche indipendenti dei gruppi misti, che la pensano in modo identico a noi, però per tutta una serie di dinamiche partitiche e non politiche. Si ritrovano su o ci ritroviamo su sponde opposte. In questa settimana, in questi giorni, bene fanno i dirigenti del mio partito, i dirigenti dei partiti della coalizione, a capire come possiamo rafforzare la compagine governativa. Se questo viene fatto nell'interesse della comunità italiana, finalizzata ad ottenere ricadute positive, come dicevo prima, nella sfera privata dei singoli cittadini, dagli anziani ai bambini, ebbè, questa si chiama, per quello che mi riguarda, politica. Ricordiamoci che dopo le guerre civili c'è sempre qualcuno che vola più in alto e, nonostante abbia visto morire i propri figli, i propri nipoti, cerca di resettare e guardare oltre, guardare al futuro, guardare nell'interesse del paese. Noi fortunatamente la guerra civile non l'abbiamo vista, quindi almeno esercitiamo l'azione politica. E i miei colleghi, i vertici del mio partito, sono sicuro che sapranno dare un contributo di merito a questa questione. Dopodiché, se non si riuscirà ad affrontare questa questione, beh, pazienza, si cercherà, sarà il Presidente della Repubblica, che fortunatamente
abbiamo una straordinaria istituzione rappresentata da una straordinaria persona che non si lascia tirare dalla giacchetta né da Tizio né da Caio, e allora spetterà a lui se diciamo traghettare il paese con un governo di più larghe, un governo di scopo, diciamo, oppure si andrà al voto. Io faccio parte di quelle persone che amo le campagne elettorali, anzi per me le campagne elettorali sono energia, sono vita, io attingo proprio energia e quindi affronteremo anche quella, ma spero di no in questo momento. Grazie Mauro, senti, ti grazie per appunto averci aperto questa finestra anche su quello che è successo l'altra sera in Parlamento e sicuramente insomma anche qui spunti di riflessione ce ne sono moltissimi. Ci sono due, no due, ce ne sono ben più di due, numerosi commenti che io non li leggo ma li accorpo, Antonio Sottile, Vincenzo Cannillo, Brenda Carmen Portante e altri che chiedono, che pensano, che auspicano che tu ti candidi a sindaco. No, a questo magari ci arriviamo alla fine. Ci arriviamo alla fine, va bene. Allora senti, a proposito di Torino, dato che ci stiamo tornando, sì. Stiamo facendo questo viaggio da Roma a Torino, il Covid, la pandemia è stata ed è, perché purtroppo ci siamo ancora dentro, dolorosamente dentro, drammaticamente dentro, e si sarà sicuramente uno spartiacque. Quindi ci ritroveremo davanti a una città, un paese veramente, a un pianeta in realtà, ma torniamo a Torino, pensiamo alle necessità della nostra città, a una città che dovrà avere, anzi, riconquistare proprio la capacità per progettare il futuro come in passato è riuscita a fare. Quindi c'è bisogno di una regia per questo. Sappiamo che Torino comunque da più di 10 anni ha iniziato un percorso di rallentamento, cioè dopo la fase di chiusura della deindustrializzazione siamo giunti in un'altra fase in cui Torino è stata, grazie al famoso sistema Torino, progetto Torino, modello Torino, chiamiamolo come vogliamo, Torino è riuscita a darsi delle nuove prospettive completamente diverse da quelle che aveva la città cosiddetta One Company Town, quindi Fiat e indotto Fiat totalmente. Torino si è data uno smalto importante con la stagione delle Olimpiadi, ma questo smalto ben presto è stato perso perché non bastava evidentemente solo questo. E quindi oggi sta arretrando, lo sappiamo, soprattutto questi ultimi anni, proprio su tutti i principali indicatori economici. Ecco, adesso con questa crisi globale dovuta alla pandemia non sappiamo che cosa il futuro ci possa riservare, però abbiamo necessità, allora forse anche per questo l'insofferenza della gente di fronte a un centrosinistra che non, no? Che non è già arrivato a una decisione. Ecco, quindi c'è la necessità di una reazione locale proprio per consolidare al più presto un assetto che deve essere forte, deve essere duraturo e che ci consenta di orientarci verso il futuro. Non saremo più la capitale dell'automobile come lo siamo stati nel Novecento, i centri del potere, anche finanziario, economico-finanziario, sono ormai fuori Torino. Torino si deve riposizionare, ecco, deve recuperare energie, e quindi per questo è importante sapere come ci dobbiamo muovere, la politica ci deve orientare in questo senso. E poi Torino, non solo Torino, perché Torino è un attivatore per tutta l'area metropolitana, non ce lo dobbiamo dimenticare.
Quindi, tornando Grazie. qui, tu, scusa, ecco, il percorso per arrivare, ce lo racconti, il tuo percorso di questi, il tuo, quello appunto di chi lavora con te, il percorso per arrivare alla definizione del sindaco. Abbiamo sentito tanti nomi in questi mesi, più di un anno in realtà, no? Perché i primi nomi, cioè i primi sono arrivati anni e anni fa, però adesso più di un anno che si accavallano nomi diversi, alcuni sono rimasti più a lungo, altri meno. Ecco, qual è stata la tua riflessione sui nomi che abbiamo sentito? Parlo per esempio del rettore Saracco e poi tanti altri di lì in avanti. Guarda, Laura, hai fatto una fotografia perfetta. Io quello che posso fare, almeno in questa sede, è socializzare con gli amici che ci ascoltano le riflessioni, l'elaborazione che ho fatto. Devo fare però vanno fatte delle premesse. Chi si candida per amministrare una città, ma comunque un amministratore di una società, di un paese, ha il dovere di conoscere la fotografia di quella città, di quell'ente, di quel paese. Certo. Definirei lo stato di salute. Chi si candida a guidare la città di Torino, e come giustamente hai fatto notare, la città metropolitana, sono 315 comuni abbandonati politicamente dall'attuale amministrazione della città di Torino. Abbandonati non lo dico io. Si è fatto un sondaggio su 315 sindaci, 315 vi dicono all'unanimità che è mancata la politica dell'area metropolitana. Allora, il candidato sindaco deve fare una fotografia della città di Torino e dell'area metropolitana. Tra l'altro, una fotografia pre-pandemica, prima della pandemia, la situazione era drammatica. Poi la fotografia attuale, nel periodo pandemico, in piena pandemia, e immaginare la situazione nel periodo post-pandemico, con la speranza che arrivi al più presto. E si capirà che passeremo da una situazione drammatica ad una situazione catastrofica. E chi ti parla chiaramente è un ottimista. Allora, sembra scontato quello che ho detto. Secondo me tutti gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando diranno: beh, sì, effettivamente devi sapere in modo chiaro dove stai andando. No, no, io invece non voglio dire questo. Voglio dire una cosa semplice da dire, ma più complessa da farsi. Cioè, il sindaco dovrà conoscere in tempi brevi. Laura, quando dico in tempi brevi, significa in tempi proprio brevi. La macchina comunale e metropolitana. Che cos'è la macchina comunale per chi ci ascolta? Sono circa 9.000 dipendenti. Laura, 9.000 dipendenti. Devi conoscere come organizzarli o come riorganizzarli, come efficientarli, come far funzionare la macchina, ma in modo particolare come motivare le persone fisiche che vivono in quella macchina là. Ecco che metti al centro la persona, il capitale umano. Allora o hai quella capacità di sprigionare dall'interno di ogni persona una motivazione finalizzata a fargli acquisire una consapevolezza, finalizzata nuovamente a perseguire un bene comune tutti quanti assieme, perché il genio, lo scienziato della politica o non è in grado e nelle condizioni di portare nessuna risposta ai cittadini se non ha con sé tutti i dipendenti comunali. E
non è vero e non Certo. si può semplificare con, no, i dipendenti, il pubblico, il privato, con tutte queste solite contrapposizioni e la guerra dei poveri. No, è la capacità di chi guida che deve avere un talento, una capacità di tenere tutti quanti assieme con un idem sentire, costruire lo spirito dello spogliatoio e tutti quanti assieme andare verso un progetto comune, verso una visione che possa ripristinare la forza e la vitalità della nostra città di Torino che, come hai sottolineato, abbiamo perso. Sono 9.000 i dipendenti, dicevo, 9.000. Pensate a 9.000, fare, molto più grande di tantissimi bravissimo, comuni già italiani. so, non è che uno può dire sì, ma poi c'è l'assessore al personale, no, no, è cambiato il mondo, c'è Sì. l'assessore al personale, ma la guida, chi deve far innamorare i dipendenti, chi deve guidarli verso una gestione, chi li deve gratificare, chi deve farli sentire protagonisti, perché se non scatta questo meccanismo, non c'è partita, questa è la mia esperienza. Vedi già come mi accaloro e vado a difendere una posizione politica? Non ce l'ho con nessuno. Poi ci sono 900 dipendenti invece dell'area metropolitana. Realtà ancora più complessa, perché devi ricucire anche le spaccature, che in questi anni comunque si sono create tra la città di Torino e il resto degli altri comuni. Deve conoscere, o se non conoscere, velocemente lo stato di salute delle società partecipate del comune. GTT è la nostra azienda di trasporti ed è complessissima, problematica. Non è sufficiente delegare all'assessore ai trasporti le politiche dei trasporti, ma il sindaco deve essere il regista delle politiche di trasporto e deve velocemente, quando diventa sindaco, nel più breve tempo possibile, intercettarne le difficoltà, le paure, i bisogni, anche lì di quei dipendenti e di quella macchina e saperli valorizzare, efficientare la macchina, lavorare per il corretto utilizzo delle risorse. Ti faccio un esempio semplice, ma che rende la portata della difficoltà del periodo che stiamo vivendo adesso. Tu hai detto che io sono radicato sul territorio, quindi conosco tutta una serie di difficoltà. Ci sono tanti concessionari, associazioni sportive, e non solo sportive, ma mi fermo allo sport per non Sì. dilungarmi, che hanno in gestione società, campi sportivi, piscine, e sono di proprietà del comune. Questi siti che riescono a tenere, a gestire socialità, bambini, cioè un comparto sociale non indifferente, oltre alla promozione dei valori sportivi, in questo momento non sono nelle condizioni di pagare il canone perché sono chiusi. Non Certo. possono. Tu Sì. prova a immaginare. Se tutti gli attuali gestori, il giorno nel periodo post-pandemico o durante anche, ma diciamo nel periodo post-pandemico, dovessero presentarsi dal sindaco o dalla sindaca e dire: queste sono le chiavi, adesso gestisci tu tutti questi centri. Certo. Dove va a prendere tutte queste risorse? Ecco che lì ci va un sindaco che non dia la pacca sulla spalla. Siamo amici, vi voglio bene, mi dispiace. No, devi dare la soluzione. E se non hai una mente elastica, aperta, non segnata da contrapposizioni, da pregiudizi pubblico-privato, tu devi portare la ricetta per risolvere il problema. Capisci che non stiamo parlando di individuare una persona popolare, se no abbiamo risolto il problema. Gridiamo No. in ginocchio a Ronaldo e è finita la partita. E secondo me, io non sono un tifoso, cioè non seguo il calcio, ma magari vinciamo pure le elezioni se lui dovesse accettare. Oppure ci sono tante persone popolari. Quindi, come vedi, è già quando parlavo di fotografia, perché completo il ragionamento, significa conoscere questa macchina comunale, poi essere interlocutore credibile. Ma credibile, puoi essere credibile se percepiscono che sei competente. Ah, Se certo. quando tu vai a parlare capiscono
cioè, devono sentirsi più tranquilli nel dire: ah, effettivamente il sindaco ha intercettato il problema e poi assieme cerchi di risolvere di risolverlo. E penso, dico, al se il secondo settore, il settore produttivo. Tutti gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori, devi essere interlocutore, non come Salvini che li cita, perché tutti li sanno citare. Non Certo. esiste nessun candidato, nessun politico che possa permettersi di ignorarli, anche nella citazione. Ma non è sufficiente citarli, è importante intercettarne i bisogni e dare delle risposte a loro. E come le dai le risposte? Le risposte le dai solo anche lì con la stessa motivazione dei dipendenti. Dobbiamo aiutare a rafforzare le associazioni di categoria che oggi hanno la stessa debolezza dei partiti, perché è lì che si riconduce a sintesi l'interesse collettivo e non individuale del singolo esercente. Allora, solo parlando con le rappresentanti di categorie, gli imprenditori, i commercianti, penso alla stessa Unione Industriale, e nel contempo ecco la posizione di equilibrio, ma solo se conosci il tema, solo se ti appartiene, la posizione di equilibrio con le organizzazioni sindacali, che oggi vivono anche un momento di difficoltà, ma non è la strada giusta quella di soffocare le organizzazioni sindacali, perché anche le organizzazioni sindacali, come le organizzazioni politiche, hanno dei punti di forza e dei punti di debolezza. Tutti quanti assieme dobbiamo costruire una squadra. Si vince con la squadra e la squadra deve valorizzare la professionalità, la competenza, la velocità. Questo è il lavoro che deve fare il candidato sindaco. E poi per ultimo, perché sono tre gambe, la macchina comunale amministrativa con le società partecipate, i comparti produttivi e poi c'è la terza gamba, l'ho lasciata per ultima, ma non per ordine di importanza, perché per me è la prima, altrimenti smettiamo di fare politica, la città di Torino, ma dico anche il nostro paese in Italia, ma la città di Torino, l'area metropolitana, è ormai strappata. Non utilizzo il termine scucito perché è Proprio più stato. facile cucire. Strappato è veramente strappata, che uno dice: ma che faccio? Cioè, lo butto questo pantalone o ne compro un altro? Però non possiamo buttarlo questo pantalone. Ci va una, metaforicamente parlando, una operazione sartoriale di ago e filo. Non di contrapposizione. Il sindaco non può mettere in contrapposizione per prendere dei voti gli operai, i dipendenti, i lavoratori pubblici o privati contro l'impresa e viceversa. Non funziona così. Un sindaco deve avere la forza e la capacità di interloquire con chi oggi amministra la regione. Non puoi dividere, ma quella regione è gestita da Forza Italia, la destra fascista. Non fu così, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo mettere al centro il capitale umano, al centro i diritti umani, al centro lo sviluppo sostenibile, al centro la green economy, al centro il digitale, l'innovazione, la ricerca, il respiro internazionale. Dobbiamo rendere fertile la città di Torino affinché gli insediamenti produttivi possano effettivamente atterrare. Per fare queste cose qua è indispensabile che chi si siede poi su quella macchina lo deve fare con una velocità impressionante e deve averne le capacità, e da solo non basta, perché la coalizione di centro-sinistra ha delle straordinarie risorse, dei rappresentanti locali bravi che sanno parlare con le diverse fasce sociali della città, dalla sinistra fino all'area, come dicevo, liberale. Dobbiamo tutti quanti assieme, perché non è questo il momento di esprimerci con delle tifoserie. Ci facciamo male, noi dobbiamo dare delle risposte. Tu sai che io sono un lavoratore, imprenditore, definitemi come volete, e tutti i giorni, a differenza, sono privilegiato perché ho esercizi pubblici, lavoro con esercizi pubblici, so che significa, so i ristori quando non arrivano, so che cos'è la burocrazia. Non è sufficiente anche lì citarla la No, burocrazia, certo. perché un sindaco forte e autorevole,
sai cosa fa? Va dalle rappresentanze di categoria con l'agenda sotto al braccio e gli dice qual è il problema, quali sono i problemi burocratici che vi crea la città di Torino. E loro, con i loro esperti, con i loro uffici amministrativi, legislativi e quant'altro, iniziano a dirti: guarda, per queste questioni noi perdiamo circa un anno o 2 anni, e sono delle questioni magari stupide, non corrette, vecchie, stantie, e tu politicamente devi avere la forza poi di portare quelle soluzioni. Ci va la politica, devi essere potente da un punto di vista politico. Finisco con un concetto: oggi non ci sono più nemmeno le scusanti nel dire, ah, ma questa è competenza del governo della regione. Non funziona così. Perché ci sono le competenze formali del sindaco. Dopodiché il sindaco, se riesce a trovare la sintonia intanto con la sua maggioranza e con il consiglio comunale e con il tessuto della società, può andare tranquillamente ai livelli superiori, regione e governo, e far sentire la voce, fare il portavoce della comunità, alzare il tiro politicamente e pretendere risposte, diventa forte politicamente. Noi vogliamo un sindaco potente in Italia che sappia portare le istanze in difesa delle ragioni del nostro territorio, della città di Torino metropolitano, e sappia fare asse e sappia rendere fertile il terreno con i rapporti con la Liguria e tutto il nord-ovest. Capisci che questa è visione politica, questa è la visione politica, guardare a lungo. È inutile scrivere il programma, faccio questo e faccio quest'altro nel dettaglio, perché nel momento in cui una persona, il candidato diventa sindaco, deve avvalersi delle migliori energie del mondo. Non rinchiuderci nell'altro che le segrete stanze, nel confine dell'area metropolitana. Tu pensa al Parco del Valentino. Ma Certo. perché io devo rassegnarmi alle intelligenze, o solo alle intelligenze, della città di Torino, dell'area metropolitana? Può essere che dagli Stati Uniti d'America, o dalla Germania, o dalla Francia, ti arriva qualche progetto straordinario dove ti propongono, ti aprono la mente e ti propongono dei progetti importanti. Ebbene, per un politico di razza, vero? Se il progetto importante mi arriva dalla Francia, dalla Germania, chiaramente valorizzando le risorse che attualmente ci vivono Certo. in quel tessuto, gli apre le porte. Se da me dovesse arrivare, per dire, o dal sindaco di razza, una proposta straordinaria da qualche simpatizzante della Lega o del centrodestra, ma non mi interessa, io devo guardare il bene comune, porta delle ricadute alla città. Ok, va bene, questa è la politica, e noi di questo abbiamo bisogno. E questa mi sembra un'osservazione, un'ottima osservazione, e abbiamo visto che sta funzionando appunto questa capacità di guardare all'esterno, non dico necessariamente all'estero, ma comunque di sapere di poter guardare fuori e far convergere altre forze, altre intelligenze sul nostro territorio, un po' anche quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ad esempio per quanto riguarda, e torno a un tema a me caro, la direzione dei grandi musei italiani, che effettivamente di questo tipo di visione sicuramente hanno beneficiato. C'è, su quello che tu dici, che hai appena detto, c'è sicuramente il tema dei temi, è quello della funzione politica, cioè chi si candida deve dare delle risposte, deve avere una visione, deve sapere dove vuole andare e deve dare delle risposte. Un amministratore pubblico capace è proprio quello che si sa mettere al servizio per il bene comune, deve avere, sì, certamente riconoscibilità, ma competenza innanzitutto, credo, no? Deve saper rispondere ai bisogni di questo momento. Tra l'altro,
Torino insieme a Napoli, Torino e l'area metropolitana insieme a Napoli è la metropoli d'Italia che si sta spopolando di più in nel nostro paese in questi ultimi anni. Quindi sono dati che veramente fanno riflettere, ci fanno pensare appunto a un futuro che deve essere rigovernato necessariamente. Ecco. In questa crisi così grave si è perso terreno, c'è proprio anche un tema sociale che sarà sempre più forte, come tu dicevi perfettamente, c'è una disaggregazione proprio delle categorie, c'era già prima della pandemia, che diventa anche, rende molto più difficile anche andare a intercettare le persone. L'organizzazione economica è molto più differenziata, segmentata che in passato. È difficile anche, come dire, individuare degli aggregati omogenei per impiego, per lavoro, per classe sociale. Ci sono figure con problemi diversissimi le une dalle altre e quindi diventano anche dei problemi poi di rappresentanza in un momento come questo in cui comunque ci dicono che ci sono delle figure, delle categorie più a rischio, penso alle donne che sono quelle che hanno perso in questi ultimi mesi più degli uomini il lavoro, che comunque in una scelta di famiglia, A marzo sarà ancora di più. i giovani, chi ha una formazione scarsa, una parte degli anziani, penso ai migranti, penso ai disabili, penso al famoso ceto medio che non è scomparso, ma sicuramente si è impoverito enormemente. Ecco. No, Cioè, il ceto medio, no, scusa, su questo c'è un. sì, su questo c'è molto da Essendo, dire. no, essendo nato povero, sono a conoscenza di un aspetto. Mentre anni fa i nostri nonni, i nostri genitori avevano il know-how della povertà Sì, e la sì. gestivano con dignità. Oggi l'attuale ceto medio va in difficoltà sprofonda, non sa nemmeno come muoversi Vero. e hai un impatto anche da un punto di vista delle ricadute di natura patologica che sono devastanti. Sicuramente non possiamo, Laura, affrontare in questo momento tutti i temi, però riprendo, se me lo Sì, consenti. certo. Chiudo il ragionamento con tutte quelle competenze. Io mi sono definito il partigiano della meritocrazia, del merito, non perché io sia competente, Sì. ma E perché promuovo le persone competenti. Guarda, io mi sono circondato sempre di persone più brillanti e più capaci di me, perché se devo prendere una persona che ha le mie stesse capacità, io non amo i doppioni, devo prendere una persona più brava, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questa è una delle mie caratteristiche. Ma questo torno. è fondamentale, scusa se ti interrompo, perché sappiamo che la politica negli ultimi decenni in Italia invece spesso ha fatto l'opposto. Opposto, brava. Riprendo il ragionamento iniziale per chiudere le competenze delle tre gambe, tra virgolette, della città sul fatto dei nostri simpatizzanti che dicono queste divisioni. Capite che sulla base di quello che ho detto, e volevate sapere, tu volevi sapere che cosa ho pensato in questi mesi. Io all'inizio dicevo, ma sto facendo politica, devo fare politica, c'è uno spazio politico che mi piacerebbe occupare, quasi quasi mi presento alle primarie e mi candido per partecipare alle primarie per fare il candidato sindaco della città. Tu hai sempre sostenuto, tra l'altro, le primarie, Certo, quindi. ti arrivo. E ho detto, può essere c'è un momento dove io posso ridare a quanto ho avuto dalla città, perché la città di Torino, i torinesi mi hanno dato veramente tanto. E in questo momento, perché nella vita non si vive solo di cose materiali, Certo. posso mettermi in discussione, posso dare, credo di poter dare il mio contributo alla città, sapendo che la mia figura potrebbe emergere esclusivamente con le primarie.
conoscendo le dinamiche del partito, perché sono una figura un po', magari caratterialmente un po' forte, che divide, quindi non sono uno sprovveduto, sono consapevole di questo. Allora, con le primarie ti fai dare l'investitura non da chi partecipa nelle segrete stanze, ma dai cittadini che vivono nel cuore, nel centro della città, dei cittadini che vivono nella periferia e dei cittadini dell'area metropolitana che hanno amici che vivono nella città, un'investitura popolare, perché io ho fatto politica sempre, solo ed esclusivamente con l'investitura popolare. Poi a un certo punto ho iniziato ad interloquire con colleghi che mi hanno spiegato che la figura che non erano necessarie le primarie, perché le primarie avrebbero creato spaccature, divisioni, e io cercavo di spiegare, ma guardate che le primarie sono dei percorsi straordinari, perché con le primarie tu inizi a fare già la campagna elettorale, una campagna di comunicazione, anche mediaticamente sei sempre in vista e riesci a far sognare effettivamente la comunità con le nostre idee, con i progetti. Puoi entrare nel dettaglio, per esempio, sul piano urbanistico, perché in altri modi non ci sarebbe più tempo, perché durante la campagna elettorale il clima è drogato, tutti la tax, ti regalo, ti vendo e pure, ti regalo provolone, mozzarella, chi più ne ha più ne mette, cioè sì, proprio a chi più ne ha più ne mette. Ne abbiamo visto di tutti i colori con Salvini. Durante invece le primarie, fatte con criterio, puoi permetterti il lusso di entrare nel dettaglio di un piano urbanistico, nel piano di viabilità, del piano ecologico, puoi entrare in tanti su tanti su tante questioni e tanti comparti. E allora mi spiegavano: sì, Mauro, però non dobbiamo farle a tutti i costi. Capisco, comunque facciamole, però guarda che tu stai sposando la candidatura del capogruppo, poi parlo di Stefano Lorusso, il capogruppo del Consiglio Te Comunale. l'avrei chiesto io. Ma io sono aperto, vedi, sono con un libro aperto, senza freni. Brava, Senza freni come l'altra volta. brava. Allora, perché Mauro Lorusso? Ma non è una questione di Lorusso, guarda che ha dato la disponibilità, sta dando la disponibilità il rettore del Politecnico. E il Politecnico di Torino è l'ente, uno degli enti, se non l'ente, uno degli enti, diciamo, più credibili, ma del Certo. Piemonte, ma a livello nazionale. Allora, nel momento in cui intercetti la disponibilità, che è il rettore del Politecnico, mi dicevano, ha guardato con favore, ha già fatto una scelta di campo dell'area del centro-sinistra, perché ti ostini con queste primarie a prescindere? E allora ho iniziato a riflettere. Ho iniziato a riflettere, ho detto, beh, facciamo un passettino in avanti. Io ho avuto modo di interloquire con il rettore. Io l'ho incontrato, l'ho visto. E se tu vai a prendere la rassegna stampa, Laura, di quel periodo là, tutti all'unanimità, Laura, tutti promuovevano Sì. la necessità di avere un piano strategico, che tra l'altro il rettore comunque l'aveva elaborato, qui chiaramente Sì. andava completato dalla coalizione, un piano strategico della città. Tutti valorizzavano il merito, valorizzavano la competenza e chiaramente gli mancava la conoscenza della politica. Poi volevo dirti qualche cosa sui consiglieri comunali, ricordami poi alla fine. Ok. Dicevo, gli mancava quella parte là. Allora mi dicevano, se gli si affianca la parte un po', diciamo, non di merito e di competenza, perché quella la deve avere il sindaco, ma quella di conoscenza un po' della macchina, e tutti quanti assieme possiamo evitare le primarie o comunque farle, mi chiedevano di appoggiare il rettore. Allora mi hanno convinto. Questa è una notizia. A un certo punto mi sono convinto e ho detto: io allora adesso devo fare un'altra cosa. Adesso devo andare da Lorusso e devo spiegare a Stefano Lorusso che è opportuno che il candidato sia il rettore del Politecnico, partecipando ugualmente alle primarie, facendo le primarie, però io
ero proprio tentato da chiudere la partita, almeno per quello che mi riguardava, verso il rettore del Politecnico. Cioè, mi ero convinto, quindi la mia candidatura è passata subito in secondo piano, perché non vado a perseguire un obiettivo mio personale, come dicevo prima, però quella candidatura poteva mettere assieme pezzi importanti della città e accompagnare, questa sarebbe stata la mia, il mio disegno, accompagnare politicamente il capogruppo del Consiglio Comunale verso la scelta del rettore del Politecnico, perché la politica è fatta non di amicizie e di Certo. sentimenti e nemmeno di risentimenti. La politica è un'altra cosa. Io personalmente Certo. ho avuto dei diverbi molto importanti con lo Russo. Cioè, non era amico mio. Sì. E Oh, e qui dimostro che io faccio politica, che guardo le amicizie. E quindi stavo cercando di portare Stefano farlo approdare dove i miei colleghi hanno fatto approdare me come ragionamento. Poi a un certo punto il rettore del Politecnico, che ringrazio e saluto perché è una persona a modo, brillante, capace, per motivi suoi personali ha deciso di non partecipare alla competizione per le elezioni amministrative. E con doveroso rispetto ne abbiamo preso atto. Adesso, cara Laura, La situazione è diversa. luce, è evidente che c'è lo Russo che ha i numeri, le competenze, le capacità, tutti gli ingredienti che io ho citato. Non ho la pretesa di aver ragione, ma è l'unico che ha presentato una bozza di programma. E non ho sentito un parlamentare, un mio collega o un dirigente fare un'osservazione sul programma che ha presentato lo Russo. E allora, se vuoi interloquire con Mauro Laus, con il senatore Laus, mi devi mettere in discussione i punti del programma di lo Russo. Non mi devi mettere in discussione la persona perché hai litigato o perché pensi che non sia poi così empatico, troppo empatico. No, devi entrare nel dettaglio, nel merito. Perché se ha dei punti di debolezza, quei punti di debolezza devono essere compensati dalla comunità politica. E tutti quanti assieme dobbiamo, come dicevo prima, perseguire lo stesso obiettivo. C'è stata una inversione, così come ho rilasciato la dichiarazione su un'intervista sulla stampa, un'inversione ad U. E così, tutti quelli che erano contro le primarie adesso diventano a favore delle primarie perché hanno trovato un amico comunque in sintonia con un'altra persona che non è Stefano Lo Russo, che secondo me ha tutte queste qualità. Non solo ha, da quello che percepisco, la sintonia con il gruppo quasi compatto, se non compatto, no, quasi compatto del Consiglio Comunale dei circo, diciamo la base. Poi ci sono altri candidati nei confronti dei quali va tutto il mio rispetto, poi magari posso spendere anche qualche parola nei confronti dell'amico La Volta e dell'amica Gianna Pentenero. Poi ci sono anche gli altri, Igor Boni, un altro partito, o l'altro candidato, Luca Jaye. lo Jaie, a persona brillante con Sì, la quale ho avuto molto. modo di interloquire, straordinaria, Sì, sono una persona a bravissimo. modo. È stato anche ospite qui poco tempo fa. Bravissima. Allora capisci che adesso la contrapposizione non è tra Laus e il gruppo dirigente che porta, faccio nomi e cognomi perché tanto è di dominio pubblico, Professor Salizzone. il professor Salizzoni. Non è una questione personale, non è che ce l'abbia con Salizzoni. Ma Salizzoni non risponde a quei requisiti di natura politica, perché Mauro Salizzoni è una persona eccellente, popolare, ma nella sua vita ha fatto solo ed esclusivamente, almeno credo, principalmente, trapianti di fegato.
ed è eccellente e non possiamo esprimere riconoscenza, cioè è arrivato al top. Allora Certo. mi chiedo, ma non a lui, ai colleghi che chiedono a Salizzoni di partecipare a delle primarie adesso, che prima non volevano e oggi vogliono, tra virgolette, prima c'era il tempo comunque per farle a ridosso con il centrodestra che ha individuato già il candidato, significa andare a morire. Significa, per me non è politica quella, è un'altra. E io combatterò con tutte le forze quelle posizioni politiche. Allora mi chiedo, ho provato a immaginare, perché mi sono lasciato anche andare mentalmente, nel dire, ma proviamo, vediamo se Salizzoni può essere la persona giusta. L'amico Lepri ha detto facciamo un ticket Salizzoni Lo Russo, perché Salizzoni è popolare, ma è una posizione legittima, per carità. Però non, come fai solo, ma non per fare il sindaco, solo per conoscere, non i 9.000, come funziona quell'organizzazione là, ma 100 persone. Una persona che non c'entra l'età, comunque più di 70 anni, gli dai in mano una macchina in un momento dove arriveranno tante di quelle proteste. Tutti i giorni sotto al comune devi avere una forza psicologica forte, devi essere convinto. Ebbene, nel momento in cui lui rilascia delle interviste dove dice no, me lo stanno chiedendo, mi stanno costringendo, vado in difficoltà. Capisci che la narrazione, l'aus contro Salizzoni, è ingiusta, è mancanza di rispetto nei miei confronti e nei confronti di tutte le persone che hanno deciso di sostenere Lo Russo o nei confronti delle persone che hanno deciso di sostenere Gianna Pentenero o che hanno deciso di sostenere Enzo La Volta. Non è giusto, non sono delle contrapposizioni personali, è quella dirigenza politica che cerca di buttarle in caciara. Per generare confusione, il quadro, i militanti non riescono a ridurre a sintesi la posizione politica, gli organi del partito locale, allora arrivati a questo punto decidono i romani. No. No. Con i romani ci confrontiamo. E rispetto i romani, come ho detto prima, rispetto i colleghi avversi del partito che in questo momento stanno facendo delle trattative importanti, ma chi decide le modalità e come a chi affidare la guida della macchina della città di Torino non può essere decisa da una corrente solo perché in questo momento magari è forte a livello romano o meno forte. Non è, dobbiamo ragionare politicamente e io farò di tutto per difendere questa posizione fino all'ultimo, ma non sto difendendo la persona. E se dovessero portarmi anche questa sera una persona che abbia le stesse competenze, capacità, conoscenze, Lo Russo ha fatto il capogruppo nell'altra legislatura, ha fatto l'assessore all'urbanistica, no, non ha fatto, conosce dettagliatamente tutta il piano urbanistico della città e dell'area metropolitana. È presidente nazionale dell'ANCI, non mi ricordo in questo momento, comunque ancora dell'altro, ha tutte le competenze. Allora, dovesse arrivare non un parlamentare, e non è che solo perché sei parlamentare hai i numeri sei più alto in grado, non funziona così, non c'è una gerarchia. Anzi, il parlamentare, soprattutto il parlamentare non eletto, Ah, certo. deve ringraziare, deve rispettare, non eletto voglio dire, non nel maggioritario, okay? Sì. Però lo rispetto, ma deve ringraziare tutta la base che ha messo nelle condizioni quel parlamentare di fare il parlamentare, ma anche nel caso specifico. Io ho vinto alle elezioni politiche, la campagna elettorale. Sì, sarò simpatico, come dicono, semplice, chiaro, diretto, tutto quello che vuoi, ma ho vinto grazie alla base e grazie al fatto che in quel momento il partito era tutto unito. Io sono stato votato anche da colleghi che magari ai quali sono pure un po' antipatico, ma tutti assieme abbiamo vinto la partita. Quindi loro, io lo dico per me, devono tutti quanti assieme, creare le condizioni affinché la narrazione non ci siano retroscene, re dei retroscena,
che rappresentano una narrazione di conflittualità personale, perché non c'è. Stiamo parlando di politica, stiamo cercando di capire qual è la ricetta migliore per dare soluzione alle problematiche delle persone, a quelli che non hanno il lavoro, a quelli che non riescono a pagare le spese comuni nelle case popolari, non riescono a pagare il riscaldamento, non riescono a mandare il figlio all'università. Non riescono a vedere il figlio occupato nonostante l'investimento di risorse dopo anni di studio, laureati. Per No, fare questo, ce ne sì. sono tanti, tanti esempi che si possono moltiplicare. Noi sì che abbiamo quella responsabilità. Quindi agli amici simpatizzanti che mi stanno ascoltando e quelli che non mi ascoltano, anzi, mi piacerebbe che possa essere condivisa questa chiacchierata, di modo che possa essere pubblicizzata. Noi abbiamo la necessità di stare compatti e trovare fino all'ultimo, così come lo sta facendo il governo, pezzi del nostro, il nostro partito, con la maggioranza, per quello che dicevo prima, anche qui, fino all'ultimo, dobbiamo cercare di tentare una soluzione e riannodare i fili. E guai, perché è pericoloso mettere la base contro il vertice nazionale. È ancora più pericoloso pensare di mettere Laus, il senatore Laus, contro i vertici nazionali del partito. Questo lo considero veramente pericoloso e non lo permetto a nessuno. Certo, no, grazie Mauro e sottolineo che questo diventa tanto più importante quanto più rimaniamo coi piedi per terra e analizziamo questo grave periodo fatto di nuove povertà, di disuguaglianza, di grave malessere che purtroppo, come dicevi, è solo destinato a crescere, quindi assolutamente. E bisogna che ci sia un governo che selezioni, che stabilisca delle priorità, delle compatibilità, degli indirizzi, che recuperi risorse, che metta in campo interazioni forti tra attori pubblici e attori privati, che abbia una visione. Questo è quello a cui dobbiamo guardare, senz'altro. Sono d'accordo. Bisogna rimettere in piedi il motore dello sviluppo, l'innovazione sociale, la produzione, la ricerca. Non possiamo fermarci e non dobbiamo perdere tempo. Quindi sottoscrivo quello che hai appena detto e sicuramente è fondamentale non abbassare il tono, il livello della discussione, quindi rimanere proprio fermi sui contenuti della politica. E mi sembra che tu l'abbia espresso perfettamente da persona concreta, ma anche di grande visione, quale tu sei. Io ti interrompo un attimo per leggerti qualche commento, ma soprattutto lo dico per chi ci segue, qualche domanda. I commenti ci sono e vi ringrazio, gli apprezzamenti sono moltissimi, ma mi fermerei appunto sulle domande. C'è Tonino Miniti che chiede: la presenza delle liste civiche può aiutare la politica nelle sue scelte? E questa mi sembra una domanda interessante che ti lascio. Adesso ci sono domande che sono arrivate mezz'ora fa o più e quindi in qualche modo il senatore Laus ha già risposto. C'è Yunis Taufik che chiede cosa ne sarà di Torino, ma appunto la risposta credo che sia stata data, per quanto ovviamente richiederebbe gli approfondimenti, voglio dire, non finirebbero e sono tantissimi. C'è Lino Giglio che chiedeva, sì, faceva un commento sui 5 Stelle, sull'attaccamento ai 5 Stelle che rischia di portarci alla rovina, specialmente se Conte farà il suo partito. Ci sono complimenti, ci sono auspici che tu ti candidi a sindaco, che continuano. Vincenzo Tricarico dice che scrive che i partiti di centrodestra attaccano continuamente l'inefficienza del governo, i dati però smentiscono le accuse rivolte a Conte. L'INPS ha pagato 39 miliardi di euro di cassa integrazione ai lavoratori, pari a 3 miliardi e mezzo di euro, 140
140 miliardi in totale distribuiti, e anche su questo c'è ovviamente la domanda. Grazie Barbara, che sottolinea la necessità per il PD di dare più spazio alle donne. Chiede Beppe Riondino se c'è già un progetto del centro-sinistra su Torino. Vabbè, insomma, qui ci sono anche un po' di commenti tra un ascoltatore e l'altro, di rimandi tra un ascoltatore e l'altro. Scusa, li scorro un po' velocemente. Ci sono alcuni che sono commenti alle tue affermazioni. Ecco, quando tu parlavi di centri sportivi, eccetera, Younis dice come il centro Dara Lykma che rischia di chiudere, e Dicevo chiaramente centri sportivi e culturali in genere, certo. assolutamente questo è un Ha tema. ragione Younis. Le varie associazioni non hanno potuto lavorare, però i costi corrono. Caterina Messina che sottolinea la necessità del senso di appartenenza, Ida Ripoli, Mimmo Cuzzocrea che saluto e ringrazio, Dimitri Colombo, Alberto Scarino che parla di un progetto legato alla sostenibilità declinata in tutti i campi, può essere la stella polare, l'idea attorno alla quale unirsi per creare un laboratorio che dal basso possa arricchire la politica, oltre il tifo, la passione nell'interesse di della comunità. Sono tanti commenti, complimenti. Ah, ecco, Alberto Battistini di Mazzè che dice di chiederti dove vede una speranza per il nostro paese. Domenico Orlando dice che Torino ha bisogno di un ammodernamento e più attenzione verso i cittadini dopo anni di barbarie, specialmente nel sociale. Carmelo Sciascia, Salvatore Esposito, Antonio Todisco, Rosa Antonacci, Katia Cassotta, Aldo Pagliasso. Dice che le osservazioni sono molto interessanti, le tue considerazioni. Sul futuro di Torino, le caratteristiche, concorda sulle caratteristiche che deve avere chi si candida a guidare la città. Emilio Ingenito, dice idee molto chiare ed espresse con forza, fare sindaco di una città come Torino, per fare il sindaco bisogna condursi così, non sentirsi super partes, ma stare tra la gente e con la gente. Ida Ripoli, che saluto, Pierpaolo Perrone, Giovanna Benzoni, Donato Fortunato, Barbara Bertin, sì, sul ceto medio, certo, Barbara, concordo. Monica Labruco ti chiede, ecco, cosa oggi tu pensi sulle primarie e sulle primarie online? Aggiungo io, l'ospite di domani, Jean-Claude Sugnini, che è il rappresentante del collettivo Evoriano in Piemonte, che domani sarà ospite di questa trasmissione, l'avvocato Antonella Savino, che sottolinea che Torino deve ripartire dallo sviluppo del lavoro, certamente, dalla nascita di nuove aziende. Sì, Antonella, concordiamo sicuramente. La posizione di Torino è strategica per l'Italia rispetto all'Europa, sicuramente. Lino Giglio dice, concorda con quello che dicevi prima, non abbiamo gli strumenti culturali che avevano i nostri vecchi, la politica ci vede solo come, o quasi solo come consumatori, ecco. Questo è un tema veramente che andrebbe dibattuto a lungo. Massimiliano Luongo, l'avvocato Massimiliano Luongo, dice che emergerà l'incompetenza del governo, visto che ci ha costretto ingiustamente a dei sacrifici, insomma, vabbè, questa ovviamente è una considerazione forte, vedremo. Ecco, Yunis chiede di nuovo tema primarie, perché adesso non si possono fare? Poi qualche commento su Stefano Lorusso, saluti, complimenti, grazie. Tony Roccon dal Veneto, che
che saluto, Pino Pepe. Pino Pepe, ecco, cita Enzo La Volta e dice che è stato il primo a presentare un programma. Poi, dunque, Ida Ripoli, scusate se li scorro velocemente, ma Barbara Bertin dice che concorda con te, indispensabile il collegamento con il territorio, Lo Russo ha l'appoggio di tutti i consiglieri e quindi del territorio. Però per il territorio è persona stimata e competente, soprattutto nel suo ambito. Aspetto con interesse i risultati delle primarie. L'investitura dall'alto sarebbe un suicidio. Poi, tantissimi, scusate, veramente siete molti. Giuseppe Marotta che ti ringrazia, perché la diretta è stata seguita in diretta da almeno mai meno di 150 persone, che effettivamente quindi più della sala, Mauro, forse. Per ritornare all'inizio, no? Perché la sala aveva quella capienza, in questo momento neanche quella, però poi si riusciranno a svolgere le lezioni nei tempi previsti o verranno rimandati? Rimandate Beppe Riondino, Alessandro Miceli, molto interessante, confido nell'intelligenza, saggezza e sinergie, via dicendo. Grazie a te, Alessandro Miceli. Franco Terlizzi, ecco, Franco Terlizzi porta la riflessione sul tema dei liberi professionisti in questo periodo, molti a reddito zero, molti sottolineano la difficoltà proprio che vive Torino in questo periodo, in questi ultimi anni. Complimenti al senatore per il carattere degli ultimi. Massimo Porcione, la situazione attuale che vede Italia Viva fuori dalla maggioranza, pensa che possa avere ripercussioni sulle alleanze a Torino? Insomma, sono tante, complimenti. Torino ha bisogno anche di tornare a essere una città di cultura, eccetera, eccetera. Gianni Posso io? Ventura. E adesso ti lascio la parola, bon. Ah, no, così A te. inizio, cerco di dare una risposta di Sì. sintesi, così non No, perché ero deviamo. rimasto indietro di mezz'ora, No, quindi. certo. Intanto comunque saluto tutti e ringrazio tutti gli amici. Spero che nel più breve tempo possibile si abbia la possibilità di vederci di persona. No, sulle liste civiche credo che sia un bene, però più che le liste civiche, il mondo civico, e lo definisco il mondo civico. Il mondo civico per me sono quelle persone che hanno delle difficoltà per motivi loro, personali, convinzioni, hanno più difficoltà ad entrare in un partito, a fare vita di partito perché la vedono magari più difficile, più complicata, non vogliono, e allora cercano di organizzarsi in movimento. E io non sto là a misurare se il movimento vale il 5%, il 6, il 3, anche perché durante i sondaggi, io poi non ho mai creduto nei sondaggi, e continuerò a non credere ai sondaggi. È importante che persone che non abbiano fatto direttamente politica di partito si organizzino tutti quanti assieme e cercano di partecipare alla vita pubblica. Quindi è importante, e su questo devo dire che la direzione del nostro partito, la segreteria del nostro partito provinciale del PD ha saputo intercettare questi movimenti, e sono stati fatti tavoli, confronti, incontri, ed è positivo. Quindi la risposta sulle liste civiche, assolutamente sì, senza dare pagelle, ma quello che conta, chi conta, non sono dei civici, sono persone che vogliono dare un proprio contributo ed è giusto che venga dato. All'inizio Riontino ha fatto la domanda sul lingotto. Sì. È stata una follia, una pazzia politica togliere la presenza, diciamo, della città, della regione, dell'ente pubblico all'interno della fiera, della politica fieristica. E Lingotto è stato affidato ai privati e si è vista la fine che ha fatto la politica fieristica e congressuale, quando invece a Torino era uno dei fiori all'occhiello, la politica
fieristica e congressuale. Ecco, il sindaco, il candidato sindaco, il sindaco, tra le prime cose che deve fare è prendere a cuore, quindi sicuramente sta facendo bene la sindaca Appendino, a iniziare ad intavolare con il presidente Cirio delle discussioni e dei confronti per capire oggi più che mai come risollevare la politica fieristica e congressuale che con il periodo pandemico è proprio completamente distrutta. Noi dobbiamo valorizzare, lo dico a Yunis, sia certo parlavo del comparto delle concessioni, sport, cultura, ma in genere oltre a questo il compito del sindaco e della futura amministrazione sarà quella di valorizzare il patrimonio perché tutti lo mettono nei programmi e pochi sono riusciti. La valorizzazione del patrimonio immobiliare. Questo lo puoi fare solo creando le condizioni con il governo di perimetrare zone franche, aree franche urbane per riqualificarle. Cioè non puoi applicare la stessa burocrazia in quelle aree che tu vuoi riqualificare. Mi devi mettere nelle condizioni, un po', non dico come i commissari, ma di semplificare e costruire, altrimenti non vai da nessuna parte. Questo è il ragionamento che dicevo prima delle competenze. Ci va quella politica capace di andare ad interloquire per realizzare e perseguire questi obiettivi. Poi ricordo che uno dei temi principali, non so se ci sono commenti, ma non può essere un tema da campagna elettorale, è quello della sicurezza. Adesso con la pandemia ci siamo dimenticati la sicurezza, ma quello resta un problema. E l'errore che ha fatto la sinistra o il centro-sinistra nelle altre campagne elettorali, lasciare questa bandiera, tra virgolette, questa difesa alla destra populista. Non va bene. È dare del fascista a quella povera signora che ha votato per anni Partito Comunista, Partito Democratico, o comunque sempre a sinistra, o comunque che non ha votato, ma che fascista non è, ha solo paura della propria incolumità, dei suoi bambini quando scendono nei parchi e nei giardini. Il tema della sicurezza deve diventare un tema della centrosinistra. Non possiamo dare una giustificazione a tutto. Ecco, questa è una questione che a me mi piace sollevare. Uno dei difetti che ha la sinistra, non c'è sempre una giustificazione a tutto e a tutti. Bisogna prendersi le responsabilità e dire hai sbagliato. Al centro c'è, dicevamo, il lavoro. Lavoro, dicevo prima, intercettare, accompagnare gli imprenditori ad investire, a risolvere le problematiche, imprenditori eticamente corretti, compatibili con la centralità dei diritti della persona, però dobbiamo avere anche la forza e la capacità, assieme ai sindacati, di spiegare che c'è una differenza tra i lavoratori. Cioè, c'è chi pensa che fa confusione tra il lavoro e il posto di lavoro. Eh no, perché se tu occupi impropriamente un posto di lavoro, impropriamente significa che non fai il tuo dovere, non devi dare il massimo performante, ma almeno che non devi remare contro quell'ente dove ti ospita per lavorare, altrimenti fai un torto al giovane disoccupato laureato che è fuori ad aspettare e vede che tu fai il parassita e quello invece non riesce ad entrare. Non funziona. Ecco Esatto. che dobbiamo essere laici, puliti nel ragionamento. Dobbiamo lavorare per l'interesse del nostro paese. Chiudo, Laura, perché così gli amici li mandiamo a cenare, a fare la Alcuni cenetta guarda, questa si sera. stanno collegando adesso, alcuni. Potremmo fare il Sui segno. consiglieri comunali è vero che è importante il Sì. sindaco. Ma tu sai benissimo che è importante anche il livello, la capacità, la qualità, i dati valoriali dei consiglieri comunali. Perché un sindaco, quando si guarda intorno, la sua squadra, sì, è la giunta, ma poi ha bisogno del sostegno della sua maggioranza. Certo. E se abbiamo in aula, in consiglio comunale, dei consiglieri che vanno in una direzione opposta o che durante la campagna elettorale li hai chiamati solo per prendere voti, poi ti presentano il conto.
La sindaca Appendino è rimasta intrappolata da questa logica. Perché lei sicuramente, dal mio punto di vista, è una persona intelligente, capace, poi ha sfruttato di quel momento storico particolare, ha saputo fare politica, però poi è rimasta intrappolata in questa ragnatela di consiglieri che ognuno viaggiava per conto suo. Non è importante vincere durante le elezioni, perché altrimenti sprofondi dopo. È importante vincere e governare. E credo che, per esempio, nel caso del centrodestra, il candidato da Milano è una persona per bene, a modo, intelligente, straordinario, brillante, tutto quello che vuoi, ma da un mio punto di vista sarà intrappolato nella ragnatela delle logiche, delle dinamiche che oggi sono sviluppate nell'altro perimetro. Ma chiudo dicendo che dobbiamo imparare, è difficile, non è facile, però almeno se ce lo diciamo, già abbiamo fatto un passo in avanti, dobbiamo imparare a fare, ecco, mi piacerebbe fare una campagna elettorale, e se penso che si è notato, io sono già in campagna elettorale, quindi non sono in ritardo. Mi piacerebbe fare una campagna elettorale non contro qualcuno. Cioè, non voglio fare la campagna elettorale contro la sindaca Appendino, contro il Movimento 5 Stelle, contro la destra, contro la Meloni. Non mi interessa. Noi dobbiamo fare una campagna elettorale a favore del nostro progetto politico. Perché se facciamo una campagna a favore del nostro progetto politico, riusciamo ad attirare nel nostro progetto politico, se sapremo elaborare un progetto politico bello e convincente, anche tutte quelle posizioni liberali che oggi vivono un forte disagio nella coalizione del centrodestra. Torno a dire che questa per me è la politica. Grazie Laura per tutte Bellissima le conclusione. domande. E grazie anche agli amici per le domande che io non riesco a vedere. Le Ma domande. le Poi le vedrai vedrò, poi le vedrò. su Facebook, le vedi. Io ringrazio te, Mauro, è stato veramente, come sempre, non solo interessante, ma illuminante, oltre a questa sferzata di energia e di ottimismo che ci trasmetti sempre. Grazie davvero. Ci sono Grazie a te, convinto Laura. che vedrai, saluto tutti e tutte, chiedo come sempre di condividere e vi do appuntamento a domani, come sempre il sabato, con l'ospite che è Jean-Claude Sugnini, che ci stava seguendo, tra l'altro lo saluto, presidente del collettivo Côte d'Ivoire, della comunità ivoriana del Piemonte, per parlare, come vi accennavo l'altro ieri, della situazione in Costa d'Avorio, quindi ritorniamo a parlare di elezioni, ma purtroppo di altri tipi di elezioni, una situazione che di democratico a poco o nulla, e quindi proseguiamo, perché questa, Mauro, è la settimana proprio dei temi politici, Ma casualmente, certo. nel senso che venerdì abbiamo parlato con il professor Marco Cacciotto, che insegna all'Università di Torino marketing politico ed organizza campagne elettorali, consulente politico, quindi stasera con te su temi che ci toccano molto da vicino, trattati come ti viene riconosciuto in maniera egregia, domani appunto di quello che succede purtroppo in altre parti del mondo ci toccano eticamente sempre, poi ci toccano anche perché poi quando parliamo di migranti dobbiamo sapere a cosa ci riferiamo, no? Perché si muovono, perché scappano. Un caro saluto a tutti, vedo ancora Maria Grazia che saluto, Pasquale Santomauro che ringrazio a proposito di campagna elettorale appunto in maniera straordinaria e tanti altri, Alessandro Miceli, Saverio Gallotti, Caterina Messina, Mike Furfaro, Silvia Stupino, Torino Beniminiti che ti ringrazia anche per la risposta, Lino Gilli, Dario Fare, insomma sono tanti tanti tanti. Mauro, e quindi li salutiamo per iscritto. Bene, buona serata, grazie Ciao Laura, a ciao. tutti e a domani. Ciao Grazie, Mauro, ciao, ciao. grazie, ciao, ciao.